La voglia di andare in fondo è troppa e quindi mi ritrovo qui a distanza praticamente di un'ora a registrare di nuovo perché voglio vedere chi si cela, oltre qualunque cosa ci sia qui. Poi tra l'altro tutti i punti sono distrutti, quindi non abbiamo più assolutamente niente da queste parti verso cui andare. È cambiata un po' la conformazione. Guarda, l'albero madre resiste ancora. Alto e fiero, immune alle torri delle fiamme della rovina. Quindi siamo ancora aurei. Sì, una mezza cosa. Non mi sembra propriamente quello. Ho l'impressione che non sto andando dalla parte giusta. Ho questo vago sospetto. Io vado verso l'albero madre a questo punto. È l'unica cosa che si può fare. Poi è strano che non ci siano neanche indicatori a terra, segnali di altri giocatori, cioè nulla cosmico. È strano forte sto momento. Oh, fermi. I knew you'd come to stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us. That we continue to struggle unto eternity. Ah! Vabbè, amico mio. Sei un po' una bella pippa, eh. I know in my bones a tarnished cannot become a lord. Not even you. A man. Cannot kill a god. Ah, sei morto così? Ma allora, elmo decorato con innumerevoli occhi e orecchie, indossato da Gideon Ofnir, l'onnisciente. La conoscenza nasce dall'accettazione della propria ignoranza, dalla consapevolezza che la ricerca del sapere non trova mai compimento, ma quando Gideon scrutò la volontà della regina Marika, fu scosso da brividi di terrore, poiché scorse la fine che non si attendeva. Vabbè, stessa cosa, ok. Va bene. E quindi... Poi mi dispiace, poi... non credo sia la strada giusta. No, allora saliamo. Mamma mia. Mette un'ansia sta scena. È tornato finalmente il nostro Lord, ha fatto ritorno. Per mostrare di nuovo al mondo l'anello ancestrale. Quindi qualcuno è tornato.
E io che pensavo che avessimo finito, che sciocco che sono, che sciocco. Rieccoci, grazia riaccesa, mi assetto e andiamo di arcano, va. Cura dell'albero, ma io già ce l'avevo. Oh, carissimi, si torna al luogo dove tutto credevo si sarebbe chiuso all'epoca e dove forse si chiuderà ora? Andiamo a vedere. It's been a long while, Morgoth. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Posso suonare? Picchi, eh. Ma non ho capito se lui gli fa da ventriloquo o... Porca miseria. Calma. Ma perché gli è presa di... Riesco alla prima botta con la build che ho tirato su, è un fallimento su tutta la linea. Legittimiamo, porca miseria. Ste onde d'urto. That will be all. Thou didst me good service, Sirosh.
Ma che... Non ho capito perché l'abbia sventrato. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horalu. No, non ho niente per curarmi. Vabbè, è una roba da pazzi. Allora. Si può assolutamente fare, però devo levare il coso che spara le evocazioni alla mia lacrima perché non fa altro. Cioè, te prego, tutto il tempo a fare... Cioè, basta. E devo saltare di più. Perché la prima fase spreco troppe ampolle. Troppe. Troppe. Dunque. Torniamo a noi. Pieno, pieno, mi ha preso due volte. Quasi tre. Mamma mia. Ale. Prima fase fatta con scioltezza. La seconda. Un po' meno. The crown is warranted. Ci metterò un po', ci metterò un po'. Ma vuoi morire? Safe tarnished. Thy strength befits a crown. Allora. 300.000 anime. Livellino si fa. In gran scioltezza. Allora. Sarà stato l'ultimo boss. Mi sa tanto del... Ti facciamo credere che hai finito, ma in realtà manco per niente. Non lo so. C'ho questa sensazione addosso. Ho dovuto prendere la saetta runica, sennò non... C'aveva degli attacchi che mi levavano praticamente il 90% della barra. E allora... Arcana a 40? Ma sì, ma esageriamo. Ma che ci frega. Oh, finalmente. I rovi sono stati bruciati e oltre...
tu hai la faccia del boss finale. Radagon, nell'ordine aureo. Io voglio provare a farmelo da solo questo, senza la lacrima. Mortacci sua, quanto fa male. Calma, calma. Calma, 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 calma. Porca. Porca. Come si evita? Tacci tua. Non posso crepare adesso. Maledetto. Che cazzarola, ma io detesto a morte questa caratteristica che quando ti manca l'ultimo colpo per qualche motivo non riesci mai a dare. Mannaggia quel porco. Guarda che roba, ma guarda che roba. Yeah. Calma. Sei mio. Sei mio, mortacci tua, sei mio. Sei mio? La prima parte della boss fight mi vado a nascondere. È la prima parte della boss fight, benissimo. Non è possibile. Ma io cosa gli racconto adesso? Che ho consumato tutto? Tutto consumato. Vabbè. Sanno un po' a sgravare comunque, dai, insomma cos'è? Poi uccidi questo e esce fuori che cosa? Un'idra di divinità. Ma... Non ho neanche una fiasca. Ma di che cosa cazzarola stiamo parlando?
Non è fattibile. Devo usare la lacrima per forza. Non è... Ma mai nella vita riesco a finirlo. Mai nella vita. E la prima fase l'abbiamo fatta. Io devo far 4, faccio da solo! Ecco, se te l'hanno data la lacrima vuol dire che a qualcosa serve, quindi usiamola, diamine. Ok, fase 2. Io a destra, tu a sinistra, al solito. La telecamera non capisco da che cazzo di parte si deve guardare. E all'improvviso sembrava surastratto. Abbandonate i contorni di Elden Ring. Le mie anime! Prese. Bello è bello veramente come poche cose al mondo, ma è un attimino sgravata come boss fight. Un attimino proprio, eh. Sto ripensando con una certa ilarità a chi mi dice: "Ah, hai fatto la build sgravata, adesso non te... Dove sono gli stimoli?" Ah, raga, ma io boh. Certe volte mi lasciate un po' perplessi. Infatti sto passeggiando. Sto effettivamente passeggiando. Non solo picchia come un fabbro, ma non si riesce manco a stargli dietro per quanto è grossa l'ambientazione in cui combatti, cioè. Ma è previsto che si possa vincere o... Mi viene il dubbio che non lo sia. Addio lacrima. È stato bello vederti. Mamma mia. Se non lo famo adesso il miracolo non lo famo più, eh. Ecco appunto, porco! Ma quante ce ne devono sta? E qua sta da pazzi! Da pazzi! Da pazzi! Da pazzi! Da pazzi! La devo fare. Se non ce la faccio adesso non ce la faccio più. Non ride, non ride. Se non ce la faccio adesso non ce la faccio più. Se non ce la faccio adesso non ce la faccio più. Non è possibile. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qui un attimo, scusa, vieni qui. Vieni qui. Sbrigati che non c'ho tempo. Troppo tardi, aspetta, aspetta. Fatti vedere solo. Faccio vedere? Arrivo? Serve lei. 2 ore, due. Servo io per il gioco dei falò. Allora, adesso intanto un attimo. Tocca la grazia. Mamma mia. Mamma mia. Allora.
The battle is over, I see. Dolci parole. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? Quale prendo? My fair consort eternal. Non sapremo mai quale delle due ha scelto. Finito. Ma io non sono minimamente appagato da questo finale. Perché in realtà non lo sono mai stato di nessun finale, di nessun show. Però è stata un'esperienza intensa, fino alla fine, devo dire. Adesso vi prenderò un paio di giorni, il tempo che voi possiate vedere tutto, perché sono rimasto con un vantaggio di 3 episodi rispetto alle pubblicazioni. E poi ne parleremo con la recensione. Sarà senza spoiler, però quantomeno discuteremo di Elden Ring insieme in maniera definitiva, perché appunto qui ho fatto circa 90 ore, la mia altra run è tipo a 20, dopo 110 ore credo di poterne parlare con una certa cognizione di causa. È stata un'esperienza particolare, devo dire. È sempre passata la mezzanotte ogni volta che mi trovo fine al The Ring per qualche motivo, cioè ogni volta che mi trovo fine a un gioco di From, e mi sono divertito. Continuo a pensare che non sia il soul più difficile, sicuramente uno dei, ma non il più, sicuramente no, quantomeno per me, per il mio modo di giocare. È stato tosto. Confermo l'idea che non ci sia la build rotta, perché l'ultima boss fight è stata, ci ho messo una ventina di tentativi, quindi insomma, però gioco veramente appagante, ecco. Sicuramente il miglior soul che abbiano fatto fino adesso, il miglior titolo di From, ecco, definiamolo così. Ma appunto avremo tempo e modo di parlarne, seppur imperfetto, perché di problemi secondo me ne ha parecchi il gioco, esattamente come tutti i titoli From, né più né meno. Comunque sia, ragazzi, un ringraziamento è doveroso, perché la nobiltà ha trionfato ancora una volta e lo ha fatto sostenuta dalla sua community, per cui grazie di cuore per esserci stati, grazie di cuore per aver supportato tutto quello che è stato la serie fino ad oggi. Adesso magari vedremo cosa manca a telecamere spente, cioè a telecamere spente in live magari, così faremo due chiacchiere, sperimenteremo anche altre cose. Vorrei provare, però New Game Plus no, sicuramente no, non è un tipo, come vi dicevo appunto, non so se nell'episodio questo qui o nel precedente, insomma la registrazione a stretto giro,
non sono tipo da rigettarmi in storie molto intense, molto appassionanti, molto avvolgenti e dispendiosi in termini emotivi più che di tempo. Per cui è stato figo, un'esperienza che mi ricorderò, che mi porterò dietro per un bel po'. Curioso di sapere, considerando che ci sono più finali e considerato che Namco e From hanno già parlato di voler rendere questo titolo una serie, come faranno? Quale sarà il finale canonico? O se ne fregheranno? Non lo so. Curioso, intanto io i finali me li andrò a vedere su YouTube perché non lo rifinirò. Non credo, se non ho finito gli altri Soul. In un eventuale remake fra X anni, magari sì, come è stato per Demon's Souls, ma un'altra run su questo dubito fortemente che la potrei fare. I DLC, quelli sì, tanto penso che arriveranno. Gioco ha avuto un successo tale che non può non averne. Quelli li faremo, chiaramente sempre in una serie, spero in una casa diversa da questa, per forza, visti i tempi, e vediamo un po'. Ma non ci penso neanche. Assolutamente no. Voglio. Azz. Vorrei vedere la rimembranza. Dita sempre dritte verso. Proiettate verso il futuro. La vecchia è morta. Martello di Marica. Martello di pietra creato nell'era dei numi. Oltre i confini dell'interregno è l'attrezzo con cui la regina Marika disse l'ultima lana ancestrale e Radagon tentò di ripararlo. Il martello subì danni nell'atto di frantumare l'anello, accogliendo in sé schegge di rune. Spada ricavata dalle spoglie di un dio che avrebbe dovuto godere di vita eterna. Le opinioni sull'arma sono contrastanti, alcuni la considerano un marchio di infamia, altri un presagio di rovina. I pareri sono discordi anche sul fatto che rappresenti la fine di un'era o il suo inizio. Vabbè, è da prendere questa è da prendere, assolutamente sì. Elmo di Mare, qua prendiamo tutto quello che c'è da comprare, lo compriamo, assolutamente sì, frega niente quanto costa, ma io devo completare tutti i possibili set esistenti sulla faccia della terra. Ho preso tutto? No, ora sì. Ora sì, andiamo a fare, penso, l'ultimo livellino. Che cosa cazzarola ci fa lei lì? Aspettate. Aspettate. Così, tanto per. Andiamo alla destrezza 69. Volevo mettermi l'armatura. Dove la mette? Eccola. Vabbè, chi se ne frega tanto. Siamo talmente. È bellissima questa armatura. Bellissima. È meravigliosamente bella questa armatura. Sembra un po' un latex. Però è partire. L'elmo non mi piace, perché comunque. Take a look around. The round table hold is burned, razed to the ground. Don't worry, I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before, which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Io devo dire che l'ho fatto molto per lui perché volevo liberarlo, vi ricordate, ve l'avevo detto. So it wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. I knew he'd burn himself out. Old Hugh. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe it's better that we don't. It's only proper. That we respect his choice to stay. I'll remain with Hugh. He made me who I am today. I'd like to return the kindness, in whatever small way I can.
Please, become Elden Lord. Hugh was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika, who cursed us all. Io avrei già fatto tutto quello che dovevo fare, o sbaglio? Now. Mi viene il dubbio atroce che ci sia qualcos'altro da fare. Qui è ancora chiusa. Infatti, scusate, ma il trono proprio non dovrei sedermi sul trono, in teoria. Ho ovviamente intravisto sta scena. Voglio essere sicuro che... No. Ma dov'è il trono in tutto ciò? Niente trono? Un po' spiace. Mi ero immaginato di fare una cosa tutta... Vabbè, ragazzi, questo è il resto, lo vedremo eventualmente in diretta, per cui, ragazzi miei, grazie per tutto, con alle spalle l'albero madre in fiamme, la nobiltà vi saluta e ci rivedremo, chissà.